Carissimo, grande Teo, grande Benny. Se vedete uscirà più la skin di Tara, quella blu. Quella lì invece, ragazzi, uscirà per il Capodanno Lunare, quindi 2021. La Tara Street Ninja, assolutamente sì. Tutte quante le skin riescono, ragazzi. Però secondo me, io ve la butto là per non andare poi ad appesantire i prossimi shop, ragazzi. Faranno come pass. Per quanto mi riguarda è molto probabile, ma veramente mi sono fatta colpa mia, Corona, scusami. È molto probabile, ragazzi, che quest'anno sia l'ultimo anno per le skin di Natale 2018. Non torna 2018, sì. Sarà l'ultimo anno per le skin di Natale 2018 e l'ultimo anno per le skin del Capodanno Lunare 2019. Quindi quelle oh my god, che chilo ho fatto. Sono morto, però comunque qualche paura. Però ho preso, dai, che è un più 7, dai, che è un più 7. Bravo, bravissimo, caro. Parlo, regà. Grazie, Matthew, per la sub, grazie. Ragazzi, il Dynamike Babbo Mike, la Elfa Penny e il... la Nita, ragazzi, Rudolph, per me quelle non torneranno più, Quello è l'ultimo anno, altrimenti... cioè, ci ritroviamo nel 2021... ad avere le skin del Natale del 18, del 19, del 20 e del 21. Sarebbero troppe. Quindi preparatevi le gemme, perché le skin secondo me non torneranno più. Grazie Alessandro, vi faccio vedere quali. Queste qua, ragazzi, torneranno scontatissime. Più scontate dell'anno scorso. Questa qua, ragazzi, tornerà veramente a un prezzo bassissimo. Questa qui, boys, tornerà a un prezzo bassissimo. E anche... l'Anita, e l'Anita ce l'ho esattamente qua. Anche questa. Queste qua diventeranno, ragazzi, le skin più rare del gioco. Preparatevi. Saranno super scontate, ma saranno super rarissime. Lo stesso vale per le prime skin in assoluto del Capodanno Lunare. Sarà l'ultimo, diciamo, l'ultima call. Colt Guardia Imperiale per il 2021. Beryl Raviolone. Eccolo qua. Ultima chiamata il prossimo anno. Ed infine il Brock... Kung Fu Brock. Anche questo, ragazzi, ultima chiamata il prossimo anno, secondo me. Altrimenti poi se ne accumulerebbero troppe. Allora, decima ricorda.